presentati i dati congiunturali di Confcooperative Emilia Romagna relativi al 2017, numeri che evidenziano importanti segni più rispetto all'anno precedente, nel numero delle cooperative che raggiungono quota 1.632, nel numero degli occupati aumentati di 3.215 unità e nel fatturato aggregato che raggiunge i 13,6 miliardi di euro. E questo è il quadro illustrato questa mattina nella sede regionale di Confcooperative a Bologna dal presidente Francesco Mills e dal direttore generale Pier Lorenzo Rossi. Certamente i numeri sono importanti in un contesto oggettivamente difficile anche per le nostre imprese che per portare a casa questi risultati hanno certamente rinunciato a marginalità e a investimenti che riteniamo sia in una fase di chiusura di questa crisi il momento di rilanciare. Quindi un sacrificio, ma un sacrificio che ha prodotto certamente un vantaggio sociale per tutto il territorio. Tra gli obiettivi più importanti del presente e del futuro, la lotta alle false cooperative. Sì, in questo contesto pensiamo che uno degli elementi negativi sia proprio quello di una contaminazione sbagliata da parte di falsa cooperazione che sfrutta un modello per trarne un vantaggio indebito, tra virgolette, e inquinare quella che è una giusta e il giusto valore della cooperazione. Chiediamo da questo punto di vista che la proposta di legge abbia un senso compiuto completo, lo chiediamo alla politica, lo chiediamo a chi si appresta a governare questo paese da qui in avanti, perché per noi è estremamente importante per le nostre imprese garantire un'esclusione di un dumping di questo tipo e un giusto rapporto con i propri soci lavoratori da parte delle cooperative. Chiediamo inoltre che vengano riattivati fortemente gli osservatori provinciali che sono già presenti e una maggiore attenzione da parte della committenza sulle cooperative che applicano. Dietro a cattive cooperative a volte c'è un committente, diciamo, almeno disattento. Qual è lo stato di salute delle 1.600 cooperative che aderiscono a Confcooperative Emilia Romagna? Ma direi che anche sorprendentemente abbiamo uno stato di salute buono, nel senso che la cosa a cui noi ci teniamo di più è l'occupazione e rispetto al 2016 l'anno 2017 ha fatto registrare un aumento del 4,2% dell'occupazione e del 3% del fatturato. La cosa che vorrei sottolineare è anche l'occupazione e l'aumento del fatturato, ma soprattutto l'occupazione negli anni della crisi, cioè dal 2007 al 2017 abbiamo avuto un aumento del 41% di occupazione. Quindi questi sono, diciamo, sono i dati più importanti per fare capire come la cooperazione è resiliente negli anni della crisi e la cooperazione che nasce dai bisogni delle persone. Quindi tanto più è una cooperazione autentica, tanto più riesce a dare risposte. E credo che sia la risposta più bella a tutti quelli che criticano la cooperazione, dove in alcuni casi sicuramente abbiamo anche fenomeni di false cooperative che non appartengono a noi e che noi vogliamo combattere. Credo che questi dati siano la risposta migliore. Al termine degli interventi sono state presentate tre cooperative emiliano-romagnole che negli ultimi anni hanno saputo proporre progetti innovativi rinnovandosi o intercettando nuovi bisogni. La nostra cooperativa nasce dall'esigenza per chi lavora nel nostro ambito, quindi nell'ambito artistico o comunque dell'intrattenimento, un'esigenza di lavorare in regola con la legge, quindi al 100% e non magari tramite mezze misure, anche perché spesso e volentieri i nostri soci, i nostri operatori hanno un secondo lavoro, quindi di lavoro fanno il medico e poi ogni tanto la sera fanno il cantante, perché in fondo ci sono anche le passioni, ma sono passioni che poco tanto vengono retribuite, quindi devono rispettare la legge. Chiaramente nel campo artistico è particolarmente difficile capire come navigare, sono acque sempre abbastanza torbide e non chiare, quindi noi fondamentalmente offriamo questo strumento a chi lavora nel campo artistico di poter lavorare in regola. Poi in seconda battuta c'è ovviamente la voglia, oltre che l'esigenza, di mettere in rete dei professionisti che possono così offrire ai loro clienti dei pacchetti completi, dei servizi sempre più completi.
Noi siamo Wobbit, siamo un team di traduttori specializzati nei prodotti legati all'entertainment, quindi videogiochi, giochi da tavola e fumetti. Abbiamo cercato di dare una risposta a una domanda, e questo è il nostro piccolo segreto, quindi cercando di creare un servizio ad hoc in base a quelle che sono le esigenze e le necessità degli sviluppatori. Noi abbiamo tanta voglia di rimanere aggiornati, rimanere pronti alle nuove sfide, quindi nonostante abbiamo ormai 25 anni di storia, è una storia importante, crediamo che il mondo d'oggi ci chieda sempre di essere pronti a nuove sfide, quindi nel progetto che abbiamo presentato oggi, Local to You, è proprio un tema importante l'innovazione, quindi attraverso questo portale web poter mettere in luce quello che sono i lavori che per molti anni abbiamo fatto sul tema dell'agricoltura sociale.